offensiva per sfruttare le qualità nel gioco aereo verso Koulibaly. E dopo 9 minuti il Napoli passa in vantaggio con la firma di Kalidou Koulibaly. Si muove bene, praticamente indisturbato anche nella sua azione di inserimento. Koulibaly che non così tanta difficoltà riesce a deviare la palla. Vediamo al centro d'area di rigore che parte, nessuno lo guarda, tutti attratti dal pallone, e giustamente poi succede che prendi gol. E l'ultimo era bene. Hamsik, Mertens, scatta Gabbiadini, Mertens al limite, ancora Mertens, prova il destro! E alla prima occasione Dries Mertens realizza il gol del 2-0. Eh già, con un'ottima azione individuale riesce poi a calciare in velocità con un tempismo che lo contraddistingue. L'angolino basso a destra del portiere imparabile. Gol tipico del giocatore belga che riesce a puntare la porta. Grande precisione anche in questo caso. Eccolo qui. Lui Gabbiadini porta via un avversario a Mertens. Apre un corridoio a numero 14, poi con l'interno destro. Brucia Assen. Dunque, dopo il gol di Koulibaly arriva anche il raddoppio di Dries Mertens. Passeggiando senza problemi. Calcio d'angolo di Cagliacone, esce Assen, prova il destro al volo David Lopez, poi Koulibaly in posizione regolare, 3-0 addirittura. Non è salito il giocatore del Nizza, è rimasto praticamente incollato alla linea di porta e ha permesso a Koulibaly di realizzare la sua doppietta addirittura. Qui esce Assen e poi tira David Lopez. Era anche uscito Assen, quindi era rimasto a coprire la porta, però ha tenuto in gioco Koulibaly perché il portiere poi è retrocesso di qualche metro.